Davide, una chiacchierata, siamo alla Mostra del Cinema di Venezia con Corradi che da 7 anni intercetta questo momento. Ti farò poi una domanda sul cinema, però mi piacerebbe che parlassi di come dal tuo punto di vista il progetto dell'outdoor stia cambiando nelle forme e nelle funzioni. Sappiamo che sei product, che lavori ovviamente nel creare dei format, delle architetture, degli interni, però ci interessa proprio carpire questa vostra indagine del momento. Beh, è un momento molto particolare, beh, siamo usciti, sperando di non ritornarci, da un periodo dove è stato messo a dura prova il rapporto dell'interno con l'esterno. Certo. Poi noi che viviamo a Milano l'abbiamo vissuto ancora in maniera più forte e abbiamo sentito ancora maggiormente l'esigenza di uno spazio esterno, di vivere con il verde, di poter respirare aria pura, insomma, e non quella soltanto quella di casa. Per cui probabilmente proprio in questo periodo è nata la consapevolezza, è aumentata la consapevolezza della necessità di avere degli spazi esterni da poter vivere, dove ampliare il proprio concetto di domesticità. La vedi come una, come dire, amplificazione dell'architettura con canoni classici, con scatole architettoniche tipo questa, o lo vedi più come concetto di funzioni, posizioni, punti d'accento? Com'è il tuo outdoor ideale? Credo sia che nella domesticità che nel... Ma credo che il giusto sia sempre nel mezzo. Credo che gli spazi, quando sono più modulari e flessibili, rende la vita tutta più semplice, perché effettivamente l'esterno è molto bello, ma l'Italia non ha sempre una stagione favorevole per vivere all'esterno. Di conseguenza sicuramente un esterno che abbia la possibilità, una doppia faccia, quindi la possibilità di chiudersi almeno relativamente, insomma, certo, e creare un micro spazio, o per chi può un grande spazio, certo, legato a quello domestico classico, è sicuramente la soluzione migliore. Quindi diciamo che la flessibilità è il massimo che si possa ottenere da una soluzione come quella, insomma, di Corradi nello stesso. Tu hai lavorato tanti anni con Matteo Thun, quindi il rapporto con il sole, ovviamente, con la natura, ma anche con i materiali naturali. Ovviamente questo rapporto naturale artificiale è cambiato molto negli anni, la parte naturale può essere artificiale così come l'artificiale può essere più naturale di quanto si possa pensare, no? Anche nei materiali di seconda generazione, eccetera. Ecco, siccome ci siamo conosciuti anche, tu hai fatto un gran lavoro nella scelta dei materiali, no? Per quella situazione in cui ci siamo incontrati. I materiali del tuo progetto per l'esterno, oltre al verde che hai già citato? Beh, diciamo che Matteo ha amplificato il mio amore per il legno. Io vengo da una regione italiana che è il nord-est, è il Friuli, e siamo molto, molto forti nell'utilizzo del legno. Il legno è un amore, il legno è un materiale che ha una plasticità, una forma, un modo di essere lavorato che va dalla semplice matita, che poi semplice non è perché è una genialata a livello di design, a le forme più complesse di arredo piuttosto che addirittura di casa. Per cui per me il legno è il materiale che mi dà la migliore sensazione a livello sia tattile che di benessere all'interno di un ambiente. Senti, c'è una specie di paradosso culturale, no? Noi siamo il paese del sole, il clima permette di star fuori, però abbiamo anche un'idea di casa mattone, chiusa, cioè la privacy. I tuoi amici e colleghi, i nostri amici e colleghi hanno più volte detto che dobbiamo proprio cambiare un parametro culturale rispetto a questo modo di abitare gli ambienti per quanto riguarda la privacy, per quanto riguarda il fatto di mostrarsi o di nascondersi. Secondo te stanno cambiando alcune cose, cioè al di là di aver bisogno di spazi esterni, c'è anche una nuova consapevolezza del rappresentarsi in questi spazi? Sicuramente. C'è una bellissima frase di Adolf Loos che diceva che nell'atrio, nell'ingresso di una casa, l'ospite doveva poter lasciare, oltre al proprio soprabito, anche l'antipatia verso il padrone di casa. È una cosa molto, molto interessante, perché ti fa capire come
l'ambiente in generale, sia quello domestico ma anche quello commerciale, perché alla fine anche quando parli di un'azienda, di un brand, l'ambiente che lo rappresenta, ti dà subito un impatto e una descrizione di com'è lo spirito della persona e anche del brand per quanto riguarda appunto un'azienda. Per cui sicuramente io, ripeto, vengo da una zona, mi piace dirlo spesso, dove il modon, che è il mattone, è una cosa molto importante, cioè siamo proprio gente che sulla casa investe molto, e a volte in passato è stato investito anche più della potenzialità economica della persona, ed era la casa per le altre generazioni. C'era, per esempio, nella casa contadina di una volta c'era sempre un albero che era il simbolo, che era il mi viene in friulano il morar. E praticamente era un pochino, tutto ruotava attorno alla casa, quindi al rapporto della famiglia all'interno della casa. A maggior ragione oggi la casa è un simbolo per una persona, per quanto nelle grandi città si sia un pochino perso per la frugalità e la velocità della vita standard, casalinga. Molto spesso nelle grandi città si vive temporaneamente, per cui non si investe molto sul concetto di casa, e questo forse l'abbiamo pagato molto durante questo periodo in cui siamo stati costretti a vivere la nostra casa. Sentiamo passare degli aerei. Qui a Venezia c'è il secondo aeroporto italiano in termini storici, e arrivano gli attori, arrivano i registi, i produttori. Che rapporto hai con il cinema, nella misura in cui, oltre ovviamente a vedere dei film, ti possono aiutare come spunto per il progetto? È molto bello, il rapporto con il cinema è una cosa molto entusiasmante. Devo dire che anche mia moglie mi ha aiutato molto ad approfondire, perché ha una visione diversa dalla mia riguardo al cinema, e mi ha spiegato, mi ha fatto vedere insomma il film o comunque l'opera cinematografica in modo diverso dall'occhio solito di un architetto, no? Un occhio più matematico, più logico, a volte ti aiuta a cambiare il punto di vista. E ci sono degli spunti molto interessanti nel cinema. Ultimamente sto guardando, per esempio... Anche nascosti, come dicevi. Assolutamente. Sto guardando ultimamente New Pope, che non è un film, ma è una serie L'anno televisiva. L'anno scorso qui c'era il cast. Ecco, Sorrentino dal punto di vista nostro, parlo anche per mia moglie che lo vediamo assieme, insomma ci divertiamo a vederlo, è geniale proprio per i punti di vista, per le prospettive che crea all'interno delle sue scenografie. Per cui diventano dei momenti anche di raccolta di informazioni, di input per impostare i punti di vista di un ambiente dal momento in cui io accedo, entro, e torniamo al discorso di prima di lasciare l'antipatia, no? Verso il padrone di casa. L'impermeabile è l'antipatia. Mi trovo in un punto di vista che deve essere sempre favorevole. E beh, noi lavoriamo come architetti, no? Sui punti di vista, certo, quando studi un ambiente. L'empatia anche. Diciamo. Il rendering è un punto di vista e deve spiegare in maniera immediata quella che è l'idea ad un cliente che molto spesso non è avvezzo a questo linguaggio. Il cinema aiuta molto in questo senso, perché se il cinema è comprensibile anche dai non addetti ai lavori, significa che ha fatto un buon lavoro. E l'architettura potrebbe andare in quella direzione, nel farsi capire un po' di più. Sicuramente, sicuramente. Grazie Davide. Grazie a te.